Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi impariamo una canzone bellissima di John Lennon che è Happy Christmas. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone in totale di sei accordi. La prima parte è composta da questi tre accordi che sono La maggiore, quindi se questo è il Do, andando indietro, Si, La, Do diesis, Mi, forma in La maggiore, poi Si minore, quindi Si, Re, Fa diesis, Mi maggiore, quindi Do, Re, Mi. Mi, Sol diesis, Si, forma il Mi maggiore e poi si ripeterà il La maggiore e fa così. So this is Christmas, and what have you done? Another in hope, and you won't just begun. Quattro battute per ogni accordo. Andando avanti, c'è un altro accordo che è il Re maggiore, quindi questo è il Do. Re, Fa diesis, La, forma il Re maggiore. Poi il Mi, questa volta il Mi minore. La differenza tra Mi maggiore e Mi minore sta soltanto nel Sol, che quando è maggiore è il Sol diesis, minore diventa Sol naturale, quindi Mi, Sol, Si e Mi minore. E poi ancora il La maggiore che abbiamo già visto e si ripete il Re maggiore. Quindi farà così. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear one. The old and the young. Sempre quattro battute per ogni accordo. L'ultima parte, la terza parte, troviamo il Sol maggiore, che è la prima volta che troviamo in questa canzone, e poi si ripeteranno La maggiore, Mi minore e vi dirò la successione nell'ordine in cui avviene. And Merry, quindi abbiamo visto quattro volte il Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re, quattro volte il La maggiore e poi faremo due volte Mi minore, due volte Sol maggiore, due volte il Re maggiore e due volte il Mi maggiore. Ve lo ripeto. Poi per tre volte si ripeteranno sempre queste tre successioni di accordi. Alla fine avremo la famosissima coda del brano che ripeterà gli accordi come l'inizio. Quindi La maggiore, Si minore, Mi maggiore e La maggiore ancora. Bene, come avete visto è molto semplice questa canzone da suonare. Io vi lascio in descrizione comunque un link su dove trovare il testo con gli accordi e inoltre la diteggiatura per entrambe le mani. Trovate anche dei link su delle puntate su questo canale su come imparare gli accordi al pianoforte e vi do appuntamento alla prossima puntata.